Allora, il mio progetto si intitola Living in a Postcard, è un documentario che ho realizzato 2 anni fa. Mi proyecto se llama Living in a Postcard y es un documental que hice hace 2 años. E parte da un viaggio che ho fatto io, che abito vicino a una famosa destinazione turistica italiana, che è le Cinque Terre. Todo ha empezado por un viaje que yo hice y yo vivo en una località muy turística que se llama Cinque Terre, en Italia, en Liguria. E vedendo quali sono i problemi del turismo di massa nel posto vicino a dove abito, ho cercato di capire se questi problemi hanno una radice globale o no. Viendo todos los problemas relacionados al turismo en masa que yo veo cada día donde vivo yo, quería hacer un documental para ver si esto es lo mismo en todos los otros países del mundo. Barcelona full of tourists. It's a nightmare and it's just very difficult to circulate. Si vede Venezia come una città fatta di cittadini, di abitanti, e chi vede Venezia come un parco a tema. E quindi ho iniziato a cercare di capire che cosa succede alle Cinque Terre, quali sono i problemi, e abbiamo l'affollamento di persone. Abbiamo problemi di residenti che non riescono più a fare le loro attività normalmente. Tenemos muchísimos problemas a las Cinque Terre, donde estoy yo. Tenemos muchos problemas con el turismo, tenemos muchos problemas con los mismos habitantes que no pueden hacer sus actividades normalmente debido a este turismo de masa. Per capire se questi problemi ci sono solo in certi posti o no, sono andato a Londra, dove c'è un grosso evento del turismo mondiale, dove all'interno c'è anche un focus sul turismo responsabile. Para entender mejor si este problema es global, me he ido a Londres porque ahí hay un centro que estudia estos problemas mismos en todo el mundo, los problemas del turismo global, para entender mejor si eso era un problema solo mío o global. E ho scoperto che si tratta di un problema globale, perché in tutte le destinazioni turistiche si vivono gli stessi problemi. I turisti visitano la destinazione in mezzo a una folla, i residenti si sentono schiacciati, le attività economiche non distribuiscono il profitto sul territorio e questi sono problemi comuni a tutti. Y he entendido que esto es un problema en todo el mundo. El problema es de que el turismo llega a un sitio y el dinero muchas veces no se reparte como se tiene que repartir. La economía no se mueve como se tendría que mover. Y la gente se siente totalmente abrumada y aplastada por este turismo de masa. The problem is that most of the people who come, which they visit for the day, they take selfies and they go. You've got a kind of invasion. And it's a question of how do you manage that and the balance that you strike with your people who live there. Quando il residente non sopporta più il turista perché non ha più spazi e qualità della vita è un problema. Quando tutte le attività commerciali sono esclusivamente dedicate al turismo è un problema. Dopo quello c'è il declino della destinazione turistica. Ci metterà 4 anni, 5 anni, 10 anni, ma siamo destinati a finire. Questo non significa che il turismo è cattivo in sé, ma ci sono delle forme che sono rispettose dell'equilibrio delle destinazioni turistiche e forme invece che non lo sono. Esto no significa que el turismo de masa sea malo, pero hay maneras y maneras de hacer el turismo. Hay formas en que el turismo puede ser positivo para un país, pero en este caso yo he visto que no lo era. Ora non voglio raccontare tutto il film, però diciamo che ci sono delle soluzioni. Yo no voy a contar toda la película, pero claramente hay soluciones a este problema. E le soluzioni comprendono i 3 attori principali del turismo, che sono i turisti, che siamo anche tutti noi, e
sono gli operatori turistici e i residenti, cioè quelli che vivono nelle destinazioni, e coloro invece che fanno le leggi che regolano il turismo. Claro, los tres actores principales en este problema y la solución somos nosotros, porque todo el mundo somos turistas, son los tour operadores y también las personas que hacen las leyes y que pueden cambiar algo. Quindi ci sono delle soluzioni che si identificano con il turismo responsabile, con delle esperienze che sono rispettose di quelle che sono i ritmi e le attività del posto e che ridistribuiscono, diciamo, i profitti alle persone del posto. Claro, l'economia del sitio, l'economia donde hay turismo tiene que ser repartida bien y la solución es hacer un turismo responsable donde la economía que produce el turismo sea repartida con las personas autóctonas, las personas de ahí.